Questo signore per tutti si chiama Gino, ma il suo nome di battesimo è Ambrogio. Ambrogio Iacono, docente di scienze integrate all'Istituto Telese di Ischia. Collegato con noi, ha continuato a fare il suo lavoro dal letto dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stato ricoverato dal 25 marzo al 4 maggio per coronavirus con polmonite, infarto polmonare. È in quarantena e ci fa il regalo di essere all'ora solare. Professore, grazie. Buongiorno, scusi. Buongiorno. Ho perso anche cognizione del tempo, perché sono chiuso da circa 2 mesi, quindi non ho più la cognizione del giorno e della notte. Ecco. Senta, come sta innanzitutto? Sto meglio, per fortuna sono negativo, adesso sto facendo 15 giorni di quarantena post ricovero, anche se sono in isolamento, la mia famiglia è lontana, però l'importante è che stiamo recuperando la salute, adesso per il resto un po' alla volta. Adesso parliamo anche della sua famiglia lontana. Senta, professore, lei ha preso una decisione così coraggiosa, ha detto: sono in ospedale, io continuo ad insegnare. E a lei sembrerà una cosa normalissima, a noi, che l'abbiamo guardata e seguita da fuori, ha fatto ricordare il maestro del libro Cuore. Ci sarebbe stato un capitolo in più da aggiungere. Per me è stata una cosa naturale, nel senso che chi vuole insegnare predige soprattutto i rapporti umani. Per cui quando si crea un legame con gli alunni, io ce n'ho tanti, ce n'ho circa 200, e vedi che le condizioni sono particolari, per cui parlando in maniera ecumenica hai delle pecorelle che si possono perdere, allora non ci fa neanche caso se stai in ospedale, anzi, o in un altro posto. Ci può essere pure, casomai, la remore di dire paradossalmente faccio cosa sbagliata, ma appena li senti e vedono il loro entusiasmo e soprattutto la loro voglia di sentirti, di confrontarsi con te, allora capisci che stai facendo la cosa giusta, a prescindere. E non dà il valore umano a te, ma a quello che stai facendo sicuramente. Il valore umano del professor Ambrogio Iacono ve lo raccontiamo tra poco, ivi compreso l'encomio che è arrivato, insomma i complimenti sinceri che sono partiti dal Presidente del Consiglio Conte. Ci fermiamo soltanto per un attimo e tra poco, con queste storie belle e solari, siamo a casa vostra. Aspettateci. Questa luminosa, bellissima ora solare, Beppe Frattaroli, artista, uomo di musica, che per far passare meglio la quarantena a suo figlio Gianmario ha inventato con lui un film vero e proprio. Quindi eccoli là, ci sono Beppe e soprattutto Gianmario, che sta prendendo piano piano le misure. No, per dire dico questo, non lo dico, lo dirà tra poco, sappiamo che ci dirà di più. E il professor Ambrogio Iacono, docente di scienze integrate all'Istituto Telese di Ischia, 200 alunni, coronavirus, infarto polmonare, e ha continuato ad insegnare. Professore, quando le sono arrivate le reazioni dei suoi alunni, le reazioni dei genitori e l'elogio del Presidente del Consiglio, si è reso conto di aver fatto qualcosa di molto bello? Sinceramente, sono rimasto meravigliato, ma soprattutto perché in questo periodo di coronavirus ci era stato chiesto di essere solidali fra di noi con questa malattia molto egoista, per cui io non è che mi sono spostato più di tanto, mi ha fatto molto piacere, mi sono meravigliato, sì, molto, molto, specialmente gli alunni, sapevo che a prescindere dalla notizia, ma già il fatto di vedermi in ospedale è una cosa che a alcune classi le ha emozionate molto. L'encomio del Presidente è stata una cosa che mi ha meravigliato molto, perché in genere se viene nominato la persona o altro, ma essere nominato per nome e cognome è stata una cosa che non ho orgoglito, mi ha meravigliato molto, mi ha fatto piacere molto, ma soprattutto come a livello di meraviglia più che altro. È una bella persona questo professore, ma proprio assai assai, veramente, veramente tanto. Come
ci dice, classe seconda E, Domenico Savio, che sia chiaro, parla a nome di tutti. Veda un po', professore. Carissimo professore, buongiorno. Ammiro la vostra forza, la vostra energia e che nonostante tutto avete continuato a fare lezione dal letto dell'ospedale. Davvero siete un uomo grandioso. Vi stimo e vi voglio un bene dell'anima. Grazie di tutto davvero per quello che avete fatto per noi. Professore, e allora? Il voto già gliel'ho dato, quindi... non cambia il voto. Una sola cosa che mi ha fatto arrabbiare, mi ha fatto molto piacere, anche lui mi ha già fatto attestare di stima a prescindere da questi, quindi poi se settimanalmente ci vediamo, quindi è una frequenza che abbiamo spesso, sì. Ormai siamo molto familiari, sinceramente è un ragazzo che ha una bella educazione e molto, si sta impegnando molto, all'inizio dell'anno è un po' così. L'unica cosa che io insisto molto su lei, ecco, dato che voi lo riprenderò in privato. Però, professore, io devo confidare una cosa. Io sono, diciamo così, adottata dalla città di Sorrento. Appena io varco proprio il confine, arrivo a Napoli, signora, come state? Io inizio a dare del voi a tutti, mi scusi, faccio il tifo per Domenico. Lo so. Allora, bravo Domenico, allora. Faccio la zia io di professione, cosa vuole? Non è vero, ha ragione, bisogna dare del lei, scusi l'interruzione, ma per dire che fa parte della bellezza dell'oro di Napoli e tutto ciò che contorna. No, sicuramente, a parte questo, è stato anche tutto il calore di molti alunni, sentire anche appunto la loro emozione, ma la cosa ancora più meravigliosa che... dopo 10 minuti che ci salutavamo, continuavamo a fare lezione. La loro fame di cultura passava anche davanti alle cose straordinarie. Anche se io comunque ho voluto farli partecipi, io insegnando scienze trasmettevo loro le conoscenze che servivano per affrontare questa pandemia. Sì. Però visto che stavo in ospedale, volevo anche coinvolgermi dal punto di vista umano, facendo capire che è una malattia... Comunque, importante e pericolosa, per cui ho avuto anche la collaborazione degli infermieri e degli operatori sanitari che parteciparono con piacere alle mie lezioni, si facevano vedere, quindi facevano vedere qual era il pericolo e il rischio, perché vedere degli operatori bardati, come dicono loro, è una cosa comunque che impressiona e fa capire come sia pericolosa questa malattia, è importante da allora, tenere a allora, professore, le faccio un'ultima domanda, secca. Lei se l'aspettava tutta questa attenzione da parte dei suoi studenti? Cioè, guardi, è dire, dopo pochi minuti che parlavamo, poi continuavamo a studiare, si ricominciava a studiare. Cioè, lei si aspettava che ci fosse questo fronte così compatto di ragazzi davanti ad un computer, davanti a un video, a studiare con il proprio professore? Sinceramente no, ma il fatto è che questo ho continuato in ospedale, è iniziato fin dall'inizio. Ragazzi, proprio paradossalmente avevo già da metà marzo che abbiamo cominciato a fare le lezioni, le dico solo una cosa, la prima lezione abbiamo fatto di sabato dalle 12 alle 13, in teoria a quell'ora i ragazzi pensano a tutt'altro, avevamo più del 90% della classe. Appunto perché loro... paradossalmente l'allontanamento dalla scuola come elemento fisico deve essere una cosa strana per loro, gli ha portato la nostalgia di soprattutto dei punti di riferimento. Professor Iacono, mi risponda una cosa, lei è di ruolo? No, sono precario. Speriamo che diventi di ruolo, glielo auguriamo con tutto il cuore. Infatti con piacere mi ha fatto gli auguri, sono contento della direttrice generale della campagna. Purtroppo non volevo dirgli che purtroppo il 30 giugno non so se sarò ancora della campagna in un altro posto, però sono contento, mi ha fatto un bel regalo, noi la monitoriamo professor Iacono, la monitoriamo con molta attenzione. Allora, il professore ha moglie, un bambino di 11 anni, stanno bene, la moglie è guarita, la nonna è ancora
positiva. Sono lontani, sono a Napoli, ma insomma molto presto la famiglia si riunirà. Torno dal Frattaroli team, eccoci qua. Allora, innanzitutto una bellissima foglia, questo film che voi avete girato contribuisce a sostenere la Croce Rossa? Sì, diciamo che è stato adottato dall'ordine francescano secolare che ci ha chiesto di poterlo proiettare per sostenere la Croce Rossa, per una raccolta fondi per l'emergenza Covid. Quindi il giorno 24 maggio alle ore 16:30 sarà disponibile online per chi volesse vederlo. Deve collegarsi con il canale YouTube Arte Emozioni Arangub. Sì. E digitare una bellissima foglia. E Gianmario, che cosa vuol dire una bellissima foglia? Perché? Perché è un dramma che può diventare una cosa bella. E ci è venuto in mente questo nome. Vi è venuto in mente, attenzione. C'è un disegno che ci puoi regalare tra i tantissimi che hai realizzato in questa quarantena? Sì. Preparatissimo. No, ma che meraviglia! Che bello! È bellissimo, Gianmario. È veramente bello. Aspettiamo che tu venga a portarcelo qui in studio? Sì. Può essere un buon patto? Senti, abbiamo ancora, posso chiedervi solo 30 secondi. Perché? Il perché ce lo spieghi nella clip, ma tra un dinosauro e un robot, che cos'è che fa propendere nel combattimento il tutto a favore del dinosauro? Perché i robot praticamente rovinano sempre tutto, anche nei film, sempre, e invece i dinosauri... Adesso i dinosauri si è fermato il collegamento Skype, come sempre capita, allora sapete che facciamo? Guardiamo la clip, quella ce l'abbiamo, tecnologia. Papà, chi vincerà tra il robot e il dinosauro? Non lo so, qual è più buono, il robot o il dinosauro? Il dinosauro! E perché il dinosauro? Perché non ha commesso nessun crimine. Perché non ha commesso nessun crimine? Bellissima risposta. Proviamo, vai! Che negli occhi puri di un bambino anche un dinosauro, il tirannosauro, torna a valere qualcosa. Ringrazio Gianmario Frattaroli con tutto il mio cuore, ringrazio Beppe Frattaroli, grande artista, grazie, grazie mille. Grazie a voi per averci ospitato, grazie. Professori, grazie, grazie Beppe. Professor Iacono, io la saluto dando rigorosamente del lei. Grazie, lo dico sempre, per tutto l'oro di Napoli che lei è riuscito a dare, a donare e a continuare a donare ai suoi alunni. Grazie anche a loro, mi saluti caldamente come riesce a fare lei. Grazie. Grazie professore, ci fermiamo soltanto.